che tutti tanti mi hanno detto, Giovanna da Santa la paragoni a questa qua che si della zoccola. Ragazzi, la mia Giovanna d'Arco ha, non ha una freccia con la lama che può uccidere. La mia Giovanna d'Arco ha una punta a forma di cuore che non può far male a nessuno. E quella puttana, scusate. Ah, va bene, eccola qua. Questo è il mio libro. Amore, bellissimo. E dietro c'è una signora. Adesso la saluto. Piacere. Ecco Patrizia. Lei è Patrizia, ciao. L'hai conosciuta su Facebook. Sì, bellissimo. E questo è il mio. È un poeta che... È... Quasi. Allora... Mamma! Mamma, è arrivata! Vai, vai giù! Non fate troppo le stupidine, Ciao! Dio. No, ancora lei! Ah, qua, vabbè. Qua c'è Mariolino con Massimo. C'è la Lella che è vestita da combattimento. Ma la Lella è sempre vestita da combattimento. Con la scenografia. Siediti e comodati. Dai, allora. No, ancora. Ragazzi, prendimi questo professore. Vediamo. Sono quasi finiti. Sono scelto. Posso credere, no, veramente. Vai a comprare un libro. Cioè, ho messo la vendita. Sta andando a metti su Facebook. Ariciole, miracolosamente c'è anche il marito. Facciamo un filmino perché immortaliamo questo momento. Il matrimonio di Cagliari su più. Questo ti aiuta. Basta. Il filmino di vedere. Monica e cioè questi sono i due, i miei, come faceva mia nonna, questa è la nonna, c'è nezia, non ce l'hai, muoviti dai, compriamo, metti che somiglia a Patti Bravo. Dai. No, con la sigaretta dentro. La produttrice Giovanna Candida che ci ha ospitato nel suo magnifico atelier, nuovo di Petra, e siamo qui per presentare una splendida persona, Sara Galea, che viene da Roma con me e ci racconta un po' di cose con la sua creatura. Il libro è edito dall'altro mondo. La vita ha cominciato ad amarmi. È un libro speciale. Lo leggiamo adesso un breve tratto, dal capitolo 4. Io sentivo a quel punto più per coloro che mi circondavano che per me stesso. Il dovere di sostenere il dolore di tutti e non volendo fare. Sai, fai, parla senza microfono. Si sente che è molto troppo con il volume basso. Si rimomba. Ma senti. Sasa, mi fa un po'. Scusate, problemi tecnici. Si mette sulla sedia e gridi lei. No. Allontana il microfono. Sì. Provo, sì. Sì, sì, è meglio. Io soffrivo a quel punto più per coloro che mi circondavano che per me stessa.
e dovevo sostenere il volere di tutti, e non volevo fare, ingaggiare una lotta tra me e me. Guardandomi intorno mi sentivo come vorticare dentro Cristo, ero completamente intrappolata a negoziare di chiunque volesse parlare. Non riuscivo più a difendermi né a dare. Morto. Sentivo che la mia anima era spenta. Non viveva gioia in nessun luogo. Il mio sorriso era sempre lì per chiunque mi osservasse. Ma le mie amiche, le mie valide, ecce, loro sapevano che in realtà non esisteva. Questo è un libro, è un libro molto particolare, perché in realtà è la trascrizione di un blog che dopo diventa una narrazione. È un attraversamento molto complicato, è un lungo periodo della tua vita, 8 pagine. Quindi abbiamo brevemente le righe che ha scritto la stessa Sara per definirsi, per capire chi è Sara, così possiamo inquadrare chi sarà oggi, ovviamente. Chi sono? Mi chiamo Sara Galea, ho 43 anni, amo la mia l'arte e totalmente in maniera irrinunciabile per me. Sono una donna che ha avuto fino a un certo punto un'esistenza felice, ovattata, protetta sempre da qualsiasi scossone che potesse dargli rendere conto di cosa fosse la vita. Il tempo muore che mi hanno dato l'offerto, non solo è chiara, è uccisa nella mia reale identità. Ho dei figli meravigliosi, ho avuto una famiglia stupenda, ma questa meravigliosa vita mi ha portato a prendere consapevolezza del fatto che prima di ciò che ho fatto e vissuto è stato seguito con la volontà e la coscienza di farlo. Quindi una vita vissuta in maniera incosciente e addormentata, nel mentre inconsapevolmente desiderava forse altro. Ogni passo che ci porta ad attraversare il punto in cui noi stessi ci obblighiamo a non oltrepassare il limite, quel limite oltre il quale si mette in discussione tutto, è un passo efferato e doloroso, che a scanso di noi prima o poi dovremo fare, per prendere in mano la nostra vita e condurla alla sua estasi, insieme a tutte le cose meravigliose che si sono create in maniera consapevole fino a quel momento. Chi sono? Io sono l'attimo che esiste nel momento in cui si sveglia. Quindi io sono soltanto io, ed ora sono questa. Tra un istante io non lo so cosa sarò, ma quello che è necessario e fondamentale imparare è che ciò che è unico e importante è ciò che siamo ora. Le due frasi, io ho estrapolato un attimo dal tuo libro. Il pensiero è l'unica espressione di ciò che sei, perché noi siamo pensiero. La meraviglia del vivere è in te. Vuole essere una sfida per pungerti e farti vivere di nuove consapevolezze. Che dire? Cioè, questo è un percorso che molti nella vita hanno fatto, magari in maniera non così traumatica, non così complessa. E al giorno d'oggi noi ritroviamo spesso in questa società il male di vivere chiamato depressione, chiamato frustrazione. E questo libro in realtà è la trascrizione, come diciamo prima, di un diario giornaliero e successivamente di un blog. Tu hai combattuto con la frustrazione, appunto la depressione, hai raggiunto una sorta di morte e ora la tua rinascita. Questo libro cos'è per te? Questo libro è bello. Questo libro intanto è qualcosa che non mi appartiene più. Ieri sera sono stata malissimo effettivamente, cosa che non mi succedeva da tanto. E non capivo perché, invece che dietro, sapendo che oggi lo avrei presentato, lo avrei completamente allontanato via da me. È andato, qui ci sono due versioni di me, me blog quindi diario, me narrativa quindi il momento in cui pensavo di stare uscire fuori, invece ne stavo dentro, ma quando pensavo di starne fuori facevo un'analisi della me, che era, diciamo, quella sorta di morte che è stata anche peggiore di quella che sarebbe dovuta essere, la morte di chi muori, non pensi, non vedi, sei andato.
a parlare di Dio. Ma si vede ogni tre volte nel film? Sì, perché gli occhi chiusi non senti, non vedono le tue emozioni, non ti senti più madre, non ti senti figlia di tutto. E oggi lo sto buttando, proprio lo sto buttando, non mi appartiene. Qua ci sono le cose. Poi di quello c'è la tua rinascita spirituale, oltre dopo di questo. Dopo di questo ci sono io. E io ora non so che sono. Sono, come ho detto, sono Sara Galea. Allora, questo lo possiamo definire sicuramente un libro duro, che è scritto di un altro uso sinceramente. E si parla oltre di depressione, di egoismo, di incomunicabilità, male di questo tempo. Però si intravede forte la tua natura, la tua passione estrenata per la vita e per l'amore, perché sai, per che sia per la forza motrice poi, no? Ma che è me stessa. Ora mi guarderei proprio sto dicendo che egoistaccia, e invece no, quello che gli altri interpretano come egoismo in effetti è altruismo verso me stessi. Molte volte le persone amando di troppo ti castrano, ti tolgono, ti violentano, perché cercano di toglierti e darti quello che vogliono loro. E quello che è il mio nuovo. Esatto. E quindi cosa succede? Per riuscire a vivere bisogna fare completamente fuori cosa brutta, dicendo, beh, bisogna veramente fare fuori quelle che sono bisogni e necessità degli altri. Io vivo per me stessa, nella mia gioia, nella mia felicità, condivido poi quello che trovo con il prossimo. E giustamente sarà gioioso anche quello, perché io avrò qualche cosa da dare. Comunque possiamo dire tranquillamente, quindi è anche un esame, un'analisi diciamo del male di questa società, che è la solitudine degli individui. È proprio grazie al fatto che tutti gli individui vogliono vivere nel più loro prossimo, o cercano comunque la vita nel loro prossimo, non i loro stessi. Che tutti noi in gran parte viviamo. In questo senso forse la virtualizzazione dell'essere umano diventa nel desiderio conscio e inconscio un modo di esterrettere se stessi, come se il virtuale diventasse una sorta di balcone a cui affacciarsi per poter gridare i propri bisogni, le proprie necessità, perché c'è qualcuno che non ci ascolta. Qualcuno che ci ascolta ma non ha condizione. Siamo. Esatto. Siamo liberi. Se più virtuale parlare della realtà diventa. Sì, esatto. Se dimentica sì, la verità arriva più dalla virtualità che non dalla realtà. Nella realtà ci sono. Non vogliamo fare una regola, diciamo, fissa. Per me ora no. Per me ora la realtà è quello che devi essere. Non nascondo niente, quello che voglio. Comunque per te. Per chiunque, in questo caso, è stata una salvezza dalla follia dell'incomunicabilità in un certo senso. Per me il web è stato intanto un rimettere nella mia vita qualche essere, in che senso? Nel periodo della morte avevo completamente fatto tabula rasa, ma anche nell'isolata completamente. Non volevo proprio più nessuno, cioè per me erano tutti svaniti, avevo fatto fuori chiunque, proprio perché non dovevo comunque buttare all'aria tutto quanto, perché per poter ricreare devi comunque far crollare tutto, non puoi lasciare nulla. Il virtuale è stato per me il balcone. Poi subitamente però è nato l'amore per la scrittura, quindi da questo ho curato me stessa, continuando a scrivere, creando questo libro, che è stato il mio percorso, e nel quel tempo mi sono trovata da persona che aveva bisogno di aiuto, io ho curato me stessa, poi aiutando il prossimo. È una cosa bellissima.